Eccoci qua, buonasera, spero di essermi smutato, sì, tutto a posto. Buonasera, è un po' che non ci vediamo, però parto subito col dire che non voglio fare promesse, nel senso che sono stato assente per un po', per motivi personali, lavorativi e quant'altro. Cercherò, e sottolineo, cercherò pian piano di riprendere una routine delle stream, anzi se riesco proverò a farne, diciamo, una fissa, ecco, in modo tale almeno da garantire un minimo di interazione con il canale. E quindi vi domando scusa per la mia assenza e nulla, niente, non sono più abituato, non sono più abituato. Infatti spero che non ci siano tutti i settaggi sballati, perché ovviamente è una vita che non apre OBS, quindi spero che tutti i volumi del caso siano a posto, poi casomai comunque mi aiuterete ad aggiustare quello che va aggiustato. Ok, bene, detto questo, potrei mettere il silenzioso. Ok, detto questo, stasera Final Fantasy XVI, finalmente, Sua Maestà è tornato. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora che uscisse Final Fantasy XVI, che ricordo è uscito ieri, giusto ieri. Perché, sinceramente parlando, io ho tantissime aspettative su questo gioco. Non soltanto perché sono un grandissimo fan della saga di Final Fantasy fin da quando ero piccolo, non solo perché ho giocato fin dai Final Fantasy più vecchi, quelli tutti pixelati degli anni 80, ma anche perché Final Fantasy, a quanto, questo a mio parere, la saga ha avuto un brutto tracollo negli ultimi anni. Soprattutto con Final Fantasy XV, che a me personalmente proprio non è andato giù, non solo a un livello puramente di videogiochi e di gameplay, ma anche per come è stato proprio gestito il gioco di per sé. Quindi ho tante aspettative su questo Final Fantasy XVI, più che altro per lo sviluppatore e per il team che ci hanno lavorato dietro. Mi sto riferendo a Naoki Yoshida e il suo team, che sono le menti geniali dietro quel fantastico gioco che è Final Fantasy XIV Online, che è davvero un gran bel gioco che io ho giocato per tanti tanti anni prima di lasciarlo. Quindi, cioè, con uno sviluppatore così dietro non potevo assolutamente, non potevo assolutamente desistere, potevo assolutamente resistere, scusate, a giocare questo gioco. Io allora l'ho già giocato perché avevo giocato la demo e poi avevo ripreso ieri da dove la demo mi aveva lasciato. Chiaramente per portarlo in stream lo ricomincerò da capo. Chiaramente il gioco non l'ho finito, non so dire dove sono arrivato, ma comunque non lo dico, non voglio fare spoiler. E perché mi è venuto in mente di streamarlo con voi, insomma. Quindi per una buona porzione di gioco io so già tutto, ma chiaramente non dirò assolutamente nulla. Spero che il rumore della pioggia non vi dia fastidio. Spero. Dovrebbe durare tanto perché vedo che c'è chiaro. Ciao Laura. Ovviamente sapevo già che c'era. Aspetta, però, perché non si è visto l'alert? Non stavo guardando lo schermo. Si era visto l'alert? Cioè, l'audio l'ho sentito dell'alert, ma si è visto? Se non si è visto, devo rimediare, ovviamente. Sembra di no, allora spero. Provo a metterlo qua sopra. Ecco. Ora, se ci sarà qualche altro alert, dovrebbe farlo vedere. Allora, comunque, grazie mille per il Prime. Grazie, grazie infinite. Cioè, stavo dicendo? Spero che il rumore della pioggia non vi dia fastidio. Nel caso, ditemelo. Perché chiaramente siamo in estate. Ho il mio bel ventilatore lì. Anzi, spero che non sentiate nemmeno il ventilatore, perché altrimenti può essere una rottura di coglione. Ecco l'alert. Grazie Laura per i 10 bit. Non c'è senso fare la prova, dai. Oppure comunque bastava un bit. Vabbè, grazie. Quindi niente. Direi di buttarci a capofitto in Final Fantasy XVI. Quello che ho visto finora mi ha convinto. E quindi non ci resta che andare avanti. Allora, avviso subito, che ed è una cosa che mi ha lasciato un po', diciamo, stordito, ma in senso positivo. Questo sicuramente è il Final Fantasy più maturo che c'è. Cioè, hanno letteralmente cambiato. Cioè, non che gli altri fossero prodotti per bambini, intendiamoci. Però
Tanto per dire, io qua ho visto del sangue. Penso di non averlo mai visto in 20 anni di Final Fantasy, quindi. Certo. Quindi è giusto per mettere in guardia a voi persone che guardate che comunque non sarà. Cioè, se vi appassionerete al gioco, e lo spero tanto, non sarà uno di quei giochi con il quale poi chiuderete la stream con un sorriso da 32 a 32. Detto questo, buttiamoci a capofitto. Nuova partita. Luminosità dello schermo, io mi baso chiaramente sullo schermo del PC, però già così mi sembra buono, eh? Dai. Devo basare sul vostro schermo perché così so come lo vedete voi. Sottotitoli li vogliamo, vibrazione del controller la vogliamo, tutto in italiano. Giochiamo in modalità frame rate. Essendo questo gioco un action RPG, è molto meglio puntare sul frame rate che non sulla qualità grafica. Avvisi visivi, direi che non ci servono. Modalità di gioco, modalità story. Inizia la partita con diversi accessori che semplificano il gioco. Consigliato per i giocatori che hanno meno esperienza con i giochi d'azione e che preferiscono concentrarsi sulla trama. Modalità azione. Inizia la partita con l'equipaggiamento standard. Consigliata per i giocatori che hanno esperienza con i giochi d'azione. Ok, beh, direi che andiamo in modalità azione, noi. Perfetto. Tutto fatto. Questo è il riepilogo. Bene, procediamo. È stato Mossi il cronista a dire che le terre di Valistea sono benedette dai cristalli madre, la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità. Eppure, ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione. Tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Fatemi sapere Così com'è l'audio, inizia il il mio, nostro quello del gioco, fatemi sentire, sapere se si sente tutto. Iniziamo con il botto. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. E soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro?
Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo. Vedi di ricordartelo. Mettiamoci al lavoro. Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. Run. Sì, sergente. Devi concentrarti, Wyvern. Allora. Andiamo di mettere subito a posto le impostazioni che mi servono. Laura, gentilmente fammi avere un feedback audio su dialoghi, la mia voce, l'audio del gioco, proprio quando ci sono gli effetti, eccetera, eccetera. Nel frattempo io metto a posto qua, dovrebbe essere a posto, sì, la webcam forse non so ancora bene dove tenerla, probabilmente dovrò spostarla in alto. Poi vedremo, insomma. Non abbiamo molto tempo. Sta per scatenarsi l'inferno qui. Ok, amico. Merda, è ora di muoversi. Appena in tempo. Ok, perfetto. Si aspetta. Sangue ferreo sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Che c'è? Cancelli, presto! Muoversi! Che significa che vi rifiutate? Ciao, Firefox! Avete giurato fedeltà alla nostra causa! Tutto bene, grazie. Tutto bene. E come stai? Calma ora. Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Avete la risposta di Sua Maestà. In ansia per gli orari del 26? Ma che orari devi fare, scusami? Mi
Mi chiedo perché ci abbiate convocati. Avete così poca fiducia nei vostri uomini? Mi pare che siano stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei Regni Gemelli. Dico bene? Orari di terza media. Ma la Firefox. Inoltre... Non ti preoccupare proprio, guarda, stai senza pensieri. Il vostro dominante deve ancora schierarsi. E quando lo farà, i nostri cavalieri saranno d'ostacolo. Forse non l'avete sentito, ma ora i Sangue Ferreo hanno una dominante. Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere... allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Quindi, resto solo io. Kupka! I Sangue Ferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. Beh, ma fare quella del 50 è come andare in bicicletta, per forza che non è difficile. Brutto sbruffone. Benedicta. Molto bene. Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando. Sì, è vero, lepre. È vero. O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Un po' di gelo non mi spaventa, Benedicta. Ma no, mi trovatevi una stanza, su via. Al mio ritorno. I fronti cedono. È la nostra occasione. Approfitteremo del caos. Da quasi un anno, come mai così tanto tempo? Ci sta mettendo. Studia e non ascolta in classe. Mi ricorda me, neanche io studiavo e ascoltavo in classe a scuola guida. Però la patente l'ho presa lo stesso, vedo quindi. E? Svelti e letali? Come sempre. Ah. Guidaci tu. Fermi. Qualcosa non va. Titano. Quindi i Dalmec si sono stancati di farsi massacrare. Guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Iva. Forza. Ancora!
più brutto questo. Quei wyvern, muoviti! Così morirò un po' dove mi pare, no? Pensa a te. È proprio sopra di noi. È che la gente che ti dice dove devi morire, non so parole. Il pelo. Merda! Ah, questo non si è salvato. No. Mamma mia, che brutta tega che ha preso. Wyvern! Te l'ho già detto, non puoi permetterti di morire qui! Fratello... Raccolto col cucchiaino quello adesso. Piace. Mi spiace tanto. Alzati, Clive! Vi arrendete? Se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcelaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero. Forza, lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! Guardia, non puoi certo deludere gli spettatori. Ok, adesso abbiamo il tutorial. Va bene. Posso saltarlo? Bene. Molto bene. L'avevo già fatto nel salvataggio precedente, quindi ci sta che non me lo faccia rifare. Mi hai sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre.
Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro! Joshua, ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene, è solo un raffreddore. Non esagerare. Sua Grazia è tornata! Papà è qui! Vostra Grazia, vi prego, questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli imperi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, Vostra Grazia. Viviamo per servire. Joshua, non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre. Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta. Qualcosa mi dice che non corre esattamente buon sangue. Lord Murdoch? Vostra Grazia. Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so, non è colpa sua. Non tutti nascono come Fenice. Andiamo anche noi. Riposo, amici miei. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Buono, Torgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, Vostra Grazia. Vostra Grazia. Ciao, Archie. Grazie per i 4 mesi. Grazie, grazie mille. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, dottor, sì, è gravissima. Vostra Grazia. Scudi congedati.
Vostra grazia. Sono di più? Cazzo, questo non va bene allora. Deve segnarli giusti. Dove pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'arciduca. Già, prende in giro questa. Andiamo a parlare con l'arciduca allora. Bene. Alba e tramonto. Ah, sì. Lo so già, grazie. Qualche problema? Ah, ci facciamo un bel giretto. Prendiamo qualche item che c'è in giro. Che male non fa. Vi ho detto, questa roba l'ho già fatta. Quindi, semplicemente. Cioè, i filmati ovviamente non li skipo per permettere a voi che siete in live di capire quello che sta succedendo. Eh sì, Archie, non lo sapevi? Sei diventato duca. Salve. Poppare. Trasporta le mele. Come nuovo? Perdonatemi, Lord Marchese. Vi prego, non datevi pena per questo. Chi ha vista? Inchinati, idiota. Ma io. Ti ho forse detto di parlare. Ma. Ok. Nessun problema. Davvero. Si disallineiamo, ma chiaramente. Non pizziatelo. Sì, ha visto. Sa che è anche un errore di traduzione, credo. Però non saprei. Né l'impero né la repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo. È fortunato a essere nel regno di vostro padre. Molto fortunato, e non manco di ricordarglielo neanche un giorno. Vi prego, alzatevi. In piedi. Confido che la sua fortuna non l'abbandoni. Certamente, se questo è il desiderio di vostra signoria. Cerca di non esagerare. Ricorda, sei al servizio del ducato. Esatto. Del ducato di Arci. Come tutti noi, mio signore. Come tutti noi. Su, andiamo allora. È ora di rimettersi al lavoro. Sì, un altro inchino. Troppo gentile, non dovete. Che bello quel cane, lo voglio anch'io. Beh. Allora, andiamo a raccogliere gli altri. Per cena. Qualcuno qui è affamato. Pozione potente. Che male non fa. Bello, mio signore. Sono quasi dispiaciuto per il Lord Comandante. Quasi dispiaciuto, eh? Sei bello infamone, va. Fondatore ci aiuti quando la piaga colpirà i campi. Sei ottimista. Come sei ottimista? Moriremo. Bene. Ci siamo, ragazzi. Forza. Ma non ci sono altri item da raccogliere in giro, vero? No. Assicurati di affilarla per bene, eh? Ma fatemi solo abbassare un attimino la sensibilità, perché così è un po' troppino, cioè non è mica un FPS. No, già meglio, prima era troppo veloce. Ok. Allora. Yeah. Bello tranquillo qui, vero? No, non direi. C'è Joshua. Sì, beh, Joshua aspetta un attimo, noi dobbiamo... Ah! Pozione.
Che male non fa. Il duca di casa tua, il duca di casa mia. Non sapevo che ci fosse un duca a casa mia. Il benessere e la sicurezza di Joshua vengono prima di tutto. Joshua. Chiedo perché nostra madre non ci degna nemmeno di, non mi degna nemmeno di uno sguardo. Perché Joshua, chiaro che Joshua è il figlio preferito, però. Auguri. Pensa a te. No, Firefox, avevo già GTA 5. Però poi l'ho dato via perché non ci giocavo mai. L'ho regalato qualche anno fa, tipo. Avete richiesto la mia presenza? Sì. Vostra grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Come se la cavano i territori? Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. No, decisamente no. È solo questo. Sono anni che non avvio GTA 5. Prima che varchi i confini. Sarà un'altra persona, per forza. I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. Provo a mettere la cam in alto a destra. E anche se li mandassimo a sud. Forse meglio in alto a sinistra. Beh, ne arriverebbero altri. Non so dove metterla perché... Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Ripicerisco un po'. Ditemi se va bene. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Come minimo, eh? Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. Dillo prima. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini. Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. Ok. Sono praticamente lo spazzino. È ora di dimostrare la tua forza e di far tacere tua madre. Farò il mio dovere, padre. Ma scusa Firefox, quindi mi stai dicendo che le persone che giocano a GTA su PS5 e quelle che giocano a GTA su PS4 non riescono o non possono giocare insieme? Sì, padre. Fail. No. Scusa, ma che cazzata. Cioè, posso capire che non hanno messo con tipo, boh, tra PlayStation e Xbox, eccetera. Ma, tra c'è. Un secondo, scusa.
Beh, devo dire che hanno fatto una bella scemenza a fare una cosa del genere. Cioè, almeno permettimi di giocare con le persone sulla stessa rete. Partendo la luna. Ma vabbè. Stendiamoci un velo pietoso. Per quanto starai via stavolta? Non molto. 4 giorni. Forse 5. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene. Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì. Porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice. L'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti. Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni... È un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosaria. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. L'ha rifiutata. Partiremo presto. Devo riposare. Attenzione! L'ha rifiutata? La gnagna non ha potere? Grande. Così si fa. Sono piccole differenze che non rendono il gioco compatibile. Vabbè, ma Firefox sono cazzate, dai. Se volevano, potevano farlo tranquillamente. Solo che Rockstar è pigra. Cioè, una grande software house, ma è pigra. È pigra. Non ho voglia di fare un tubo. Non sono più un bambino. Dovrei dormire. Giusto. Domani andrai con loro, non è vero? Sì. Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Prega, prega. Ci sarà un'altra guerra, vero? Ma chi può dirlo? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? No.
prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Fa freddo. Rientriamo. Mia signora. Certo che ha freddo, porca puttana. Le gambe scoperte. Cazzo. Buonanotte, Clive. Quest'inverno andrò fuori casa nudo. Stoi. Sì, è vero, Firefox, però non ci abbiamo più giocato, hai ragione. E sì, beh, allora, so che ci sono delle cose differenti, però secondo me sono inezie che potevano essere aggirate in qualche modo. Solo che Rockstar è fatta così. Cioè, secondo me, più che altro la loro scusa era... GTA è un gioco vecchio, perché alla fine è vecchio, cazzo. Cioè, voglio dire, c'ha 10 anni quel cazzo di gioco. Scusa, Ambrosia. Non ci tira il culo di mettere almeno il crossplay tra le generazioni. Tranquillo. Tutto qua. Di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Let's go! Possiamo partire? Buona fortuna! Mamma mia, questi si svegliano presto, sono così felici, rampanti, mamma. Andiamo. Amici, partiamo per Porta Fenice. Partiamo. Che la benedizione dei cristalli sia con noi. E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce. Aprite i cancelli! Io penso che nel Medioevo erano davvero così un po' matati, questi tipi. Mi verrebbe voglia di tornare indietro nel tempo solo per farmi grasse risate. Lord Orfite, permettetemi, lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Sì, Firefox, che giocavo a GTA Online. Ci avrò giocato un anno e mezzo. Di più, dopo mi sono rotto i coglioni, alla fine è sempre la stessa cosa. Pronti a partire, mio signore? Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. A me di GTA piace di più la modalità storia, capito? Più che l'online. Questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo. Anzi, io ho fatto il tempo a giocarci online ancora quando c'era sulla PlayStation 3. Mettiamoci al lavoro. Prima di averlo su PS4, io l'ho avuto sulla 3, GTA 5. Agli ordini. Alle paludi, allora. Let's go. Andiamo alle paludi, dai. La benedizione dei cristalli sia con voi. Giocavo quando la Adder era la macchina più costosa e la più veloce del gioco, quindi... E ci giocavo quando c'erano tutti quei trucchetti per moltiplicare le auto, ma... Adder si chiama. Era una macchina... Era la più veloce e la più costosa di GTA Online, ai tempi. Tipo 10 anni fa. Occhi aperti per quei goblin. Stando ai rapporti, sono in quest'area. Da qui in poi è tutta palude. Fate attenzione, signore. Come non farlo? Let's fucking go. Persi nella nebbia. Perso nella nebbia, non persi. No, no, non siamo in difficoltà. Ci mancherebbe. Chi mi hai preso? Allora... Ah, per ora ho soltanto questa roba qua, quindi anche volendo
Ah, questa è la roba per i nabbi, ma noi non la usiamo. Direi che questo non è proprio un sentiero ben tenuto. E chi credi che lo manterrebbe qua giù? Sono tutti scappati dalla piaga. E pensare che un tempo qui era abitato. Il vecchio villaggio della Bonaccia è più avanti. O almeno quel che ne resta. Due kill. Ma basta che la cerchi su Google, Firefox Adder, scrivi e la trovi subito. Salve. La link. Seguitemi. Oh. Seguiamo. Forse ce ne sono altri. È abbastanza probabile, sì. Ecco, quella, quando era appena uscito GTA, e quindi io quando ci giocavo io, era la macchina più costosa e più veloce. Benvenuti alla Bonaccia. Prudenza, mio signore. Adesso chiaramente non è più così da tanto tempo. Eccone altri. Vediamo i ghill, che male non fanno. Da solo principalmente. Per i miei amici ci avrò giocato sì e no due ore. E poi non facevo granché, perché semplicemente accendevo GTA Online, facevo qualche missione, prendevo i soldi, compravo qualcosa e poi andavo a farmi un giro, capito? Cioè, io guidavo in giro, non rompevo i coglioni a nessuno, guidavo in giro, facevo una gitarella, andavo a farmi un giretto, facevo qualche cazzata senza dar fastidio a nessuno, e poi basta. Quindi... Capo, ovviamente ogni tanto arrivavano i rompicoglioni che dovevano per forza romperti le palle. Sempre armato fino ai denti, quindi quando qualcuno mi rompeva le palle, lo eliminavo. E poi dopo tornavo a farmi gli affari miei. Oh,
Poi ogni tanto c'era gente, perché sai, essendo che su console ovviamente non c'è GTA RP, no? C'era gente però che tipo simulava tipo una sorta di roleplay all'interno della sessione di GTA Online. Quindi praticamente ti vedevi magari ste persone, tipo magari un ragazzo e una ragazza, no? La cosa più comune, girare tipo in coppia e tipo dire cose come ma come potremmo arredare casa nostra, oppure non so, sei andato a fare la spesa, cioè, capito? E c'era gente che simulava questo roleplay della vita reale, o anche non per forza della vita reale, però. E c'erano queste persone che facevano sta cosa, li sentivi in chat vocale, perché chiaramente si parlavano in chat vocale dato che facevano sto roleplay, e facevano spaccare dal ridere. Tentavano di fare un mini GTA RP su GTA Online. Di loro utilizzano la magia. E non sono pochi. Non sarà uno scontro facile. Adesso ovviamente non ci saranno più, perché c'è GTA RP apposta per queste cose. Ora e per sempre, addio! Saggio, hai perso! Ecco, adesso esiste GTA RP. E quindi la gente che su GTA normale finge di fare il roleplay non c'è più. Però al tempo c'era, mamma mia se c'era. E mi spaccavo dal ridere. Amore, sì, ho fatto io la spesa. Ho fatto la spesa cosa che sei su GTA, puttana troia. No, vabbè. Fatte risate. Però non gli rompevo le palle. Poi ogni tanto queste persone ti insultavano quando ti avvicinavi. Cioè magari non volevi fare del male a nessuno, no? Però rompevano comunque i coglioni. Beh, potrebbe non essere un covo di goblin. Vai Firefox, comprati GTA per PC e poi andiamo su GTA RP. E andiamo a lavorare su GTA RP per guadagnare moneta, per guadagnare uno stipendio. Storia. Luridi schifosi. Siamo in trappola, mio signore. Sto pensando. Quello è il capo. Prima però dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli un po'? Che domanda scontata! Che schivata! Ce n'era un altro. Io a volte mi metto a guidare come un NPC, ed è divertente, che tipo ti metti a rispettare i semafori e fare. In piedi, Sir Wade. Mamma mia. Che ricordi. Ciao. Hai trovato. Per il fondatore, alla faccia del pendente. Se ne carica un altro, state pronti a schivarlo. Non me lo faccio ripetere. Dai, ma c'è rimasto sotto quello. Aspettate, devo fare uno screenshot a questo nemico. Ok. Come non è un PC? Firefox, come facciamo ad andare a lavorare su GTRP se non è un PC?
sentite che temporale. Parato. Non ci siamo. Non ti credi di parlare, amico. Mia. Torna qui e combatti, codardo! Inseguiamolo, prima che chiami anche gli altri! Perché mi hanno dato qualcosa? Ah, i bracciali. Dai, torna qua. Beh, in effetti sì, potevi. Facciamola finita. Quanto sei bello. Ma cosa? Ok. Oh, per la miseria. Un molboro. Così a sud. Un molboro. State alla larga dalle sue fauci. Il soffio di qualcosa è peggio del suo morso. Per chi è familiare con Final Fantasy, questa non è per niente una visione celestiale. Il molboro è... vabbè. No. Il molboro è... un tumore sociale, bro. Incredibile come in ogni capitolo non riescono a resistere all'idea di inserire il molboro. Non ce la possono fare. Ciao, pisti! No, no, questo è Final Fantasy, oh! Non venire qua a offendermi, eh! Firefox, io e te abbiamo un paio di giochi in comune. No, che tu giochi. E nonostante il fatto che tu li hai e io li ho, non mi sembra di aver mai giocato con te al di fuori dei Beverdì. Quindi che cosa ti fa pensare che se io avessi GTA questa cosa andrebbe diversamente? Buono. Insomma, c'è scritto nel titolo che è Final Fantasy, come fai a sbagliarti?
È per fare la patente. Oh, bene. Allora Firefox ti fa compagnia, anche se lui sta facendo quella del cinquantino. Molto bene. Preoccupate, non è il primo Marlboro che faccio fuori e probabilmente non sarà nemmeno lui. Dai, cedi, cedi, cedi. Allora, che giocarci con qualcuno è più divertente. Sì, certo, questo è vero, però no, grazie. E comunque anche se volessi farlo, non ho GTA. E di certo non sto lì a comprarlo per te. Cioè, ti voglio bene, però, insomma, spendere dei soldi per te, mi sembra un po' presto. Signore, grazie. Ah, dicevi l'ambientazione, dillo prima che non avevo capito. La presenza dei goblin qui. Ci mancavano i Marlboro. Chiederò a sua grazia di inviare un contingente. Oddio, ho letto anziché contingente cortigiane. Ho dei problemi seri. Qui ce li ho. Quanta vita sta pianta carnivora? Ma guarda, a numeri non saprei. Però andarsene prima del tramonto. Sensazione direi pure troppo. Saremo a porta finita. Ah, è arrivato mio fratello, è arrivato Blake. Ciao carissimo. Ciao. È bello rivederti, è bello rivederti. Sì, è morto. Ce ne vogliamo andare prima che magari, non so, gli venga voglia di risvegliarsi? Per favore? Grazie. Allora, adesso... il Marlboro è un nemico molto conosciuto nella saga di Final Fantasy. Cioè, tu lo troverai in praticamente la maggior parte dei Final Fantasy esistenti. E di solito è un tumore il Marlboro, ok? Sicuramente lo è anche qua. Però essendo, sai, è l'inizio del gioco... Però ti assicuro che il Marlboro, cioè, praticamente c'ha tipo una mossa che ti dà tutti gli status negativi possibili e immaginabili e non riesci più a fare nulla. Cioè, non riesci ad attaccare, non riesci a fare nulla. Nulla. E muori, non c'è altro da fare, devi morire per forza. Guarda, potrebbe davvero essere come battere Delirium a 350 di danno, però sono sicuro che una sfida del genere tu l'hai fatta senza problemi. Esatto, ti abituano i ritmi. Qua ti coccolano, capito, un pochettino. Però se vai a prendere in mano, tipo, un vecchio Final Fantasy... No, se ti trovi il Marlboro tumore davanti alla porta di casa. Ah, i Chocobo, ma che belli i Chocobo. Ne vorrei uno, ma no. All'improvviso, migliaia di occhi rossi. Teste di cazzo. Aspettate, il bello arriva adesso. Sua signoria, sfodera la spada. Impossibile ambientare un gioco in un medioevo, fantasy o non fantasy,
senza mettere una scena di persone che urlano, dicono cazzate mentre mangiano. È impossibile. Andiamoci a loro. Il giovane signore ha un futuro radioso. Già, una sera dovrebbe persino degnarsi di unirsi a noi. E dove ora ci sono, scusa per una risa, ma sai che lo stavo pensando, te lo giuro. Sto qua non mangia i pomodori, però. Oh, si mangiano i pomodori, eh. La carne è buona, ma la verdura fa bene. Disse quello, disse lo streamer che mangia poca verdura, eh. Attenzione. Questo è Castel Canda prima che lo comprasse Arti, si vede dal Torione. Bene. Quindi c'è il Necronomicon, si spiegano tante cose adesso. È stata una lunga giornata. Ma c'è Tora tutto lì. E poi che cazzo di forchetta è quella, scusate. Tutti pazzi di Clive. Sono tutti pazzi di Clive. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo grazie, grazie, grazie. Onestamente. Onestamente. Padre. Sì? Ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? No, dai, non fare ste domande non adesso. Sembra giusto. Dai, non fare ste domande. L'uomo che cazzo di domanda è? Senza la benedizione dei cristalli. I cristalli si rivelano tramite l'uomo. Interessante. No, non è vero. Tu sei stato benedetto, Joshua. Grazie, grazie. Come dominante, hai in te il... I pomodori sono buoni, soprattutto quella pomozzarellona di bufala. Ecco, tu sei una persona che ha capito tutto dalla vita, ma non è la prima volta che te lo dico. Però lui non li mangia. Questo è il nostro compito. Il tuo compito è mangiare i pomodori. Questi di cazzo. Felice per sempre sospinto e viaggia nell'aria su tutta Ciclonia. Più forte, amici! Più forte! Ma questo qua si vede lontano un chilometro che è quel medievale viziato, capito? Proprio è inviziato. No, oh, si è alzato da tavola senza il permesso di papà. Sì, sì, questo è viziato. Vede. Questo è viziato. Questo è viziato. Ora canta tu, ma col cazzo. Si starà chiedendo dove sei. Per cantare voglio la partnership di Twitch. Dovresti diventare un ottimo segugio. Bacon di chimera. Buono, bacon di chimera. Fai la metamorfosi anche te dopo che l'hai mangiato. Ecco dove eri finito. Che ci fai qua fuori? Non mi piacevano i pomodori. Il banchetto. Ah no, scherzavo. Durante i banchetti, noi scudi possiamo rilassarci e... Io non amo molto i dolci e la birra. Ma c'erano pomodori, carne e pane. Dove li vedi i dolci? Dove erano i dolci? Solo io non li ho visti i dolci. Ma pensa a te. Ma pensa a te. Ti immagini? Sì, salve signor demone. Io non vorrei mangiare più pomodori. Sì, ho ucciso un molboro. Tutti tessevano le tue lodi. Ma è naturale, è naturale. È una novità. Quando mi sono unito a loro mi credevano un signorino viziato. Se non sapessi brandire una spada sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca. No, dai, non dire così. Il tuo autostima è peggio della mia. Quello in cui credono. Ti invidio. Parole grosse. No, non è vero. No. Non credo. No. Credono nei poteri del dominante. Una stella su 5 per razzismo sul cibo. Sì, sono d'accordo. Signore della vita e della morte.
giusto. Dovevi essere tu. Mi dispiace. Da tutte le ciambelle escono quel punto. Sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Ma no, dai, non dire così. Ognuno ha il suo compito. Andare a putta. Il nostro è stato deciso quando i nostri antenati hanno eletto il dominante come arciduca di Rosaria. Che bella luna. Per assicurarsi che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Sono nato per essere il tuo scudo. Sono stato benedetto dalla Fenice per proteggere il nostro futuro. Questo c'è già l'orecchino, ma grande! Artisti medievali, oh. Quanto sia difficile, non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me. Ma scherzi, è un piacere. No, no, dai, non attaccarmi la tubercolosi. Prima anche tu, però, devi prenderti cura di te stesso. Scherzo, non c'ho la tubercolosi, non prendetemi sul serio. D'accordo. Si mangeranno la Fenice? Dopo che li ha salvati? Si è fatto molto tardi. Sarebbe un colpo di scena che vi toglierebbe il fiato. Notte Torgal. Ah, è vero che c'è anche Torgal? Io non l'avevo visto Torgal. L'influenza stagionale. Non avrà fatto il vaccino per l'influenza stagionale. Ciao Torgal! La parte migliore del gioco, Torgal, fino adesso. No, però ci sta, è bellino, dai. Puccioso, carino. Salve, compari. Cosa combiniamo qua? Ah, i fornimenti. Chocobo. Si mangiano il chocobo adesso, no, scherzo. Spero di no, poverino. Morte dalla capitale. Chiuso fino a Natale. E poi... e poi al forno, arrosto. Con un bel ripieno. E le patate al forno. Attorno. Avete assaggiato le merci, eh? Sai, mi sa che hai ragione, Pisdi. La faccia di questo qua non è che mi piacesse molto. È davvero una fortuna che il nord sia pieno di mercanti che ci portano un po' di vino. Un barile lo diamo ai ragazzi in servizio. Eccolo il vino. Bello, eh? Fresco, fresco, appena... appena uscito da... vabbè. Dalla vite. Appena spremuto proprio. Eh sì, appena sgorgato. Direttamente dalla sorgente. Vino chilometro zero. Quello che piace a noi. Soddisfatto anche questo qua. Si è fatto sì con la testa da solo. Grande. Questi come fanno a respirare questi? Guardate che armatura che c'ha. Atteniamoci ai piani. Perfetto. Bene. Dopo un bel banchetto, una bella festa, i pomodori non mangiati. Secondo me questi qua sono arrivati perché hanno sentito che Joshua non ha mangiato tutti i suoi pomodori, però... Attenzione. Attenzione. Non è da escludere questa cosa, eh? Non è da escludere. Beh. Come cazzo facevano a dormire con quella roba addosso? Tipo... anni fa... Che fai? Ah sì, bravo, accendi la candela. Col ditino, bravo, bravo. Te la tiri, eh? Te la tiri. E c'è? Che odore. Sì. Di pomodori andati a male, sono i tuoi. Ah, grande, si è vestito. Perdonate, principe. Sono io, Wade. Voi, non so se vi ricordate. Ricordo, che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, altezza. Molto bene.
Molto bene. Cioè, cioè, allora, stanno assediando la fortezza, sta andando a fuoco, ok? Sta andando a fuoco. E questo qua non trova niente di meglio da dire che... Molto bene, ok. Va bene. Cioè, non so. Apatia a livelli massi. Non riuscirà alla spazzolina perché non avrà pulito il piatto. Ma io direi anche il pavimento. Proprio, no, proprio mattonella per mattonella. Proprio tra le insenature. Qua, qua. Con la lingua le deve pulire. Vabbè, dai. Andiamo. I nemici sono già dentro il castello. Temo di sì, Altezza. Dobbiamo sbrigarci. Tocca. Tocca piano, tocca forte. Let's fucking go. Sto guardando intorno per vedere se ci sono degli, delle, degli item che magari sto dimenticando. Cos'è stato? Ma guarda, visto e considerato che c'è il castello sotto assedio, secondo me, se c'è qualcuno che urla, molto probabilmente è qualcuno che sta venendo... Insomma, le fiamme sono ovunque. Sai. Il teatro a vostra altezza non è uno di noi. No, devo compiere il mio dovere. Ah, buono, lì c'ha una bella magia forte. Ah, bella la magia, bene, bene. Hai visto che magia, ma sti cazzi. Cioè, quello che ho usato prima, Clive, forte fisicamente, ma le sue magie fanno un po' schifo. Questo invece, madonna. Ho visto il banchetto. Stavano ridendo. È un abito di Sunbreak. Ma perché l'impero dovrebbe... Troviamo mio padre. Troviamo mio padre. Se non è fastidioso come esci sul vecchio Re 4, me lo accollo. Vediamo. Per adesso mi sembra solo un po' apatico, ma vabbè, magari è una... Insomma, è un tratto distintivo dei bambini medievali. Salve. Piacere. L'unica cosa è che deve prendere fiato dopo ogni magia, cioè ci rendiamo conto? Deve prendere fiato, cazzo. Cazzo è, anche facesse la maratona. Perché l'impero dovrebbe farlo? Sono nostri alleati. Amici, amici, e poi ti inculano la bici, no? Non era così che si diceva? Allora, con calma. Qua non c'è un tubo? No. Aspetta. Ok. Ma che cazzo di scarpe ha? Guardate. Schifo. Il vestito almeno è carino, forse non comodo, ma carino. Il dominante è qui. C'ho anche guariga per curarci, ma va. Cioè, c'è una magia che ristabilisce 9999 in un colpo. Ma è Gesù Cristo sto bambino praticamente, no? Posso far tornare in vita i morti con una magia del genere. Tyler. Cioè, c'ha meno di 1000 di vita questo, no? Oh no, poverino. Merda, è gravemente ferito. Lo salvo io. Vai, curalo. Così si fa. Adesso per sbaglio gli dà fuoco. Lo ammazza. Stai zitto. Lascia che io ti curi. Tranquillo, adesso andrà tutto bene. Li trattengo io. Ecco. Adesso gli dà fuoco. Adesso gli dà fuoco, dai. Ci sta. Clive, ciao. Clive! Joshua, vieni qui. Scusa, è quello là che stavi curando? Si attacca al cazzo. Sei ferito. Sopravvivrò. Ah no, gli ha dato una curata. Non l'ha curato totalmente, però almeno ha evitato che morisse, dai. Vostra grazia, Lord Murdoch. Ah, salve signori. Hai salvato il giovane principe. Ben fatto, Sir Wade. Bravo, Sir Wade.
Un ottimo lavoro, soldato. È un onore, vostra grazia. Scusate, c'è il castello che va a fuoco. Perché perdete tempo a fare gli inchini e i saluti, cazzo? C'è tempo dopo per farli. Non mai capite queste cose. Io spero davvero che nel Medioevo non facessero queste cose anche nei momenti di difficoltà. Cioè, non mi stupirebbe in realtà, però... insomma. Ciao. Uccello. Gufo? È un gufo questo? Oh, mia, lo Stellan, sicuramente sì. Zaghelif. Che i venti ti guidino a Rosalit. L'arciduca e il dominante non devono fuggire. Trovateli. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stelle. Ah, che bella parola. Prendete Joshua e mettetevi al sicuro. No, non me ne vado senza di te. Dovresti essere il mio scudo, ricordi? No, dai, non è il momento di discutere. Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Dai, non piangere, madonna. Farò il mio dovere. Anche tu devi fare il tuo. Mi fate perdere tempo. Io lo so. Tieni al sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua. Dai, non vi guardate così su. Ah, carissimo. Sì, sta piacendo. Per adesso sta piacendo. Per adesso sta piacendo. Insomma, fare peggio del 15 era difficile, eh. Però per adesso direi che si sta difendendo bene. Allora. Dove? Là c'era l'indicatore, ma di qua non si può andare. Vabbè, dai, andiamo. Forza. Uso pelle di piede. Abbiamo compagnia. Dovete catturare la fine e uccidere gli altri. Allora, qua non c'è un tubo. E qua. Maledizione. Come sistema di combattimento è il classico action RPG. Cioè, nel senso, ma non ci si poteva aspettare niente di diverso alla fine. È comunque molto meglio del sistema ATB che c'era tipo 8 anni fa. Io l'ATB non l'ho mai sopportato. Final Fantasy 13, poi guarda. Capitano. Però adesso siamo solo all'inizio. Ho letto che il sistema di combattimento deve ingranare. Nel senso che ci sono tante cose che si sbloccano poi e che vanno ad arricchirlo rendendolo molto più dinamico. Quindi è, diciamo che giudicarlo nelle prime parti del gioco è abbastanza sconveniente e stupido, ecco, a quanto ho capito. Quello era l'ultimo.
l'ultimo. State bene? Io sì, ma sono preoccupato per mio padre e Joshua. Meglio tornare. Beh, quelle del 9 e del 10, sì, erano bellissimi. Poi chiaramente tutto dipende anche, no? Tutto va poi anche è una questione di gusti. Io personalmente adoro i combattimenti a turni, però... Non sono fatti per il mercato di massa, non più almeno. Sta fermo, maledizione. È davvero chiesto al nemico di stare fermo? Beh, meglio del 15, ma sicuro. Ma guarda, proprio ci faccio la firma col sangue se necessario. Ma sai, penso che il merito sia tutto quasi dello sviluppatore che ci ha lavorato dietro. Perché, come ho detto all'inizio live, c'è dietro il team di Naoki Yoshida, che è quello che ha reso grande Final Fantasy XIV online. Che è un gran gioco, Final Fantasy XIV. Cioè, c'è poco da dire, è incriticabile come gioco. È per questo che ho deciso di dare fiducia al Day One a Final Fantasy XVI. Per il nome dello sviluppatore che c'era dietro. Altrimenti penso che non l'avrei degnato, almeno non subito, di uno sguardo. È scoperto! Ora, Clive, colpitelo! Non essere così, eh? Sì, è vero, il medievale ci sta molto di più, cioè molto più azzeccato. Quando nei primi trailer di Final Fantasy XV ho visto Noctis girare in decappottabile, mi è venuto di tutto e di più. Hanno mandato i dragoni. Davvero. Brutti vermi imperiali. Intendono davvero invaderci. Non ancora. Sono troppo pochi. Non puntavano a invaderci. Puntavano a ucciderci. Abbiamo finito. Ora torniamo da mio padre. Guardate, qui. Abbiamo consegnato queste fasce ieri. A Rosalith. Se erano già tra noi, ce ne saranno altri. Mio padre e Joshua sono in pericolo. Sbrighiamoci. Monta in sella. Cos'è stato? Sì, Clive è stupendo. Ma sai cos'è? Quello che mi piace molto è che è evidente che stanno cambiando, diciamo così, il target. Cioè,
Final Fantasy con questo capitolo prende una svolta molto più matura. C'è già tipo la presenza del sangue, la presenza di certi temi che di solito Final Fantasy non ha mai trattato. Mi piace molto. Cioè adesso, cioè, le trame di Final Fantasy sono sempre state belle. Però la sensazione è che questo in particolare torcerà molto le budella delle persone. Cioè avrà una trama forse difficile da digerire, ma non perché è brutta. Ma perché è molto matura, quindi ci sarà da metabolizzarla, capito? State bene? Per il momento. Cioè potrebbe lasciarti l'amaro in bocca, magari con qualche perdita un po' particolare, cose così. Alla capitale. In sella, Joshua. Vabbè, ma non è, cioè, non è, nel senso, non è la giustificazione. Secondo me non è mai stato un target di Final Fantasy questo. Perché ti posso citare decine di opere del passato che trattavano comunque questo tipo di argomenti, capito? Quindi semplicemente vogliono spiccare, fare qualcosa di più. Voi servi senza onore. Sperimentare, perché no? Una scena del genere in 40 anni di Final Fantasy, cioè, mai vista, per dire. Vedete, sulla faccia di quel ragazzino c'è tutto il sangue che non si è visto in 40 anni di esistenza del gioco. E a me piace molto che abbiano voluto fare questo cambio. Provare almeno. Devi fare il tuo dovere. Tieni al sicuro nostro padre. Io dovevo... Fenice! Joshua! Lord Murdo! Sua Joshua! Smettila! È fuori controllo! Devo fare qualcosa! Devo Kingdom Come, intendi il gioco? Cioè, esiste una storia a fumetti del gioco di Kingdom Come? Se sì, no, non la conosco. Mi hai salvato. Rimettila in piedi e scappa. Ti prego. No, secondo me parla di Kingdom Come Deliverance. Sai? Secondo me parla di Kingdom Come Deliverance. Quel tipo, quell'indie medievale, mi pare. Che purtroppo è uscito con parecchi difetti al tempo. Fu uno spazio scandaloso. Ah no, non sta parlando di quello, sta parlando di altro. Questo di sì. No, mai sentito nominare. Il Superman di quella storia, Bruce Campbell. Mio signore. Non sa proprio godersi la pensione. Ah. Ma è lui o non è lui? È Ifrit o non è Ifrit? Con del fuoco. Ma è impossibile. Eh sì che è Ifrit. Che celestiale visione. Da rivedere proprio. Bentornato, vecchio amico, bentornato. Quanto tempo che non ci vediamo.
Era una vita che mancava, Ifrit, porca puttana. Prima, all'inizio, abbiamo visto anche Shiva. Sai, forse più che un ritorno, direi che alla fine ci sono sempre stati. Cioè, nel senso, Ifrit, per dire, c'era anche in Final Fantasy VIII. Cioè, fanno sempre la loro apparizione. Un po' come i Chocobo, i Moguri. Cioè, sono proprio un must. Cioè, non possono non esserci. Sono le icone, come cazzo si chiamano? Le mascotte della saga. Non possono mancare. Smettila di correre, forza, vieni qua. Certo, mi stunna un po' sapere che sto combattendo il fuoco con il fuoco, no? Cosa che di norma in un Final Fantasy ti fa o attacco mancato o nullo, o addirittura vai a curare il nemico. Però, insomma, mi sembra chiaro che in certo qual modo ci può anche stare, dai. Non sono abituato, più che altro, che è strano. Vedere, dai, facciamo il barbecue di Ferragosto. Thank you.
Dannazione, eh? No damage! Vai. Prebeta. Che cazzo vuol dire la prebeta? Scusa. Bahamut, sai che mi sa che c'è? Ancora non l'ho visto, però mi sa che c'è Bahamut. Va. E prebeta, che vuol dire? E sì, certo, linka pure tutto quello che vuoi, Blake. Sentito, sentito John, c'è anche la classica colonna sonora dei Final Fantasy, ma ovviamente è riarrangiata col tema medievale. Ma è la beta della beta. Perché la beta? Cioè non capisco perché... Partiamo dal presupposto, perché pensi che sia la beta della beta? Ma Blake è uguale, cazzo. Ma che cazzo vuol dire? È uguale identico, eh. No, vabbè. Sì, è il gioco full, è uscito ieri. È uscito ieri. È uscito ieri. No, no. È uscito ieri. La demo del gioco è uscita 2 settimane fa. La demo. Questo invece è il gioco completo, full. Mi è arrivato a casa e lo sto giocando. Bene. Cazzo, Ifrit è ancora vivo. Mi stai dicendo che abbiamo vinto per niente? Eh? Sta dilaniando la Fenice. Thorgal. Fermati! Non osare toccare mio fratello! Aiutami! Aiutami, Clay! Mamma mia! Joshua! Fermati! Fermati! Ho giurato che l'avrei protetto! Ti prego! Ti prego! Fermati! Pelle d'oca, ragazzi. Scena straziante. Ammazzo! Cazzo, lo giuro! Giuro che ti ammazzo! È straziante. Davvero, cioè... Questo gioco andrà a toccare delle corde davvero profondissime. Comunque, in ogni caso, sì, John, è uscito già ieri il gioco. Solo che è uscito solo per la Play, per il PC non so quando arriverà. Aiuto! Quel mostro ha combinato un disastro. Davvero un peccato per la Fenice, ma era inevitabile. Oh, condoglianze, Vostra Grazia. Possiamo fare qualcosa?
Non siete soddisfatto, capitano? Joshua era tutto per me. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. Vostra grazia, guardate! Le macerie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere che è un ottimo soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Ogni cosa al suo posto. Tiratelo su. Forza, ragazzo. Diventerai un soldato. Joshua. Straziante da morire. Sì, sì, sì. Allora, dovrebbe essere lo stesso doppiatore di Ezio, quello di Clive. No, no, questo ha doppiato Assassin's Creed 4. Non Ezio. Salve, colleghi. Bentornato. Scusami, com'è la situazione? Diciamo solo che Shiva e Titano, che bisticciano, non ci hanno reso la vita facile. Quindi? Come pensavi? I crociati si stanno ritirando. Li seguiremo. Va bene, Johnny, grazie per essere passato. Se torniamo senza la testa di Shiva, ci aspetta la stessa fine di Beast. Stiamo tornare a girare a testa alta noi fan di Final Fantasy. Ma solo dopo di te. Io non morirò. Non oggi. Dunque è deciso. Non moriremo. Ora, se non ti dispiace, abbiamo un esercito da seguire. Come si aspettano che uccidiamo qualcosa in grado di fare questo? Allora, cambiamo subito equip. Invece non cambiamo proprio nulla. È ovvio che no. Uccideremo solo la ragazza che la tiene al guinzaglio. Ragazzi, ho dei problemi con internet perché c'è temporale qua. C'è OBS che mi sta un pochettino lasciando. Allora, per stasera forse è meglio chiudere. Solo perché non vorrei che crasha. Cioè, vorrei salutarvi prima che mi crashi tutto. Prima che mi crashi il Cristo dalla live. Quindi, alla velocità della luce. Vabbè, chiaramente ringrazio Laura per gli 8 mesi, tra l'altro. Grazie mille.
Ti ringrazio per la prova che fate con i 10 bit. Ringrazio Archie chiaramente per i 4 mesi. Poi chiaramente ringrazio Pisdi, ringrazio Johnny, Firefox e ovviamente vabbè, Laura e Blake che sono passati a salutarmi. Come detto, io non faccio promesse, però cercherò di tornare quantomeno con una schedule decente, con una programmazione decente, in modo tale da poter, insomma, tornare con voi con le live. Comunque tranquilli che Final Fantasy ve lo porto tutto, spero anzi che vi sia piaciuto. Ti ho salutato proprio poco fa, Arci, non hai sentito? E quindi, beh, sti cazzi. Tranquilli che ve lo porto tutto. E niente, vado prima che crolli tutto. Grazie, raga. Continua come negli anime. Esagerato, dai, esagerato. Tornerò, ve lo prometto, tornerò. E spero con una programmazione decente. Decente, non decente, decente. Quindi niente, spero che quello che avete visto fino adesso vi sia piaciuto. Così io posso continuare a portarvelo senza rompervi le palle e annoiarvi. E niente. Ciao.